Caro Rossano, ci ritroviamo anche questo lunedì un po' più fresco. Purtroppo. Beh, insomma, dai, un po' di fresco ci voleva, dai. Senti, allora, ieri, insomma, almeno mezzo, ma un gran partitone, dai. Sì, sicuramente. Diciamo che finalmente è arrivata una vittoria, direi anche alla fine entusiasmante. Come hai detto bene tu, il mezzo, perché il primo tempo ha lasciato qualche perplessità. Diciamo che il gol iniziale dell'Edo Mestro, che io avevo già visto in Coppa Italia e ho avuto una buonissima impressione di una squadra coriacea, e infatti ci ha messo in serie difficoltà il primo tempo. Sono andati su 2-0, hanno rischiato anche, hanno fatto un palo, quindi ci hanno messo veramente in difficoltà. Però nel secondo tempo sono entrati in Ragusa, il nuovo acquisto Nodari, e ha messo il mister Bellemo Stefano sulla fascia in difesa, ha cambiato completamente gli scenari della gara, e siamo riusciti dal 2-0 a arrivare al 4-2, quindi è stata veramente una prestazione che lascia intravedere, diciamo, una buona continuazione di campionato. Prossima partita? Con il Gruaro, che non so cosa ha fatto ieri, sarebbe interessante sapere questa cosa qua, ma in ogni caso diciamo che il Chioggia ha tutte le potenzialità, al di là dell'avversario, di recitare un ruolo da protagonista, ecco. E in campo, io purtroppo ieri non sono mancato, in campo c'era un po' di tifo? Sì, diciamo, abbiamo contato circa sui... così una previsione, sai che non si può fare alla perfezione, però credo sulle 350-400 unità, insomma. Fra la tribuna e il resto del campo. Sì, tieni presente che a un certo momento il tempo non lasciava di intravedere nulla di buono. Sì, infatti. In ogni caso, insomma, c'è stata una discreta presenza di pubblico. Sì, dai, la situazione deve crescere, risultati, un po' di entusiasmo, e diciamo che il presidente Ivano Bielo con la società deve continuare in questa operazione, diciamo, di rafforzamento della squadra e di attuare, diciamo, quelle come si possono dire, Andrea, quelle scelte in operazione simpatia, ma che stanno attuando. È stata una nota positiva per la città. Purtroppo il weekend invece non è stato molto positivo per il calcio a 5, ahimè, in quanto sei Lions che il Marina Soccer hanno perso nell'esordio casalingo. Sì, quindi diciamo che i Lions hanno cambiato tantissimo, c'è il nuovo mister, ci sono tanti ragazzi nuovi, abbiamo dato via tanti ragazzi, proprio sono andati al Marina Soccer per rafforzare in un'avventura che stanno facendo loro in C1, e quindi noi abbiamo un pochino questa giustificazione, però insomma dobbiamo lavorare ancora tanto. Invece il Marina Soccer ha perso in casa 5-4 contro una delle squadre che sarà protagonista, il Arzignano, quindi anche loro devono come si dire aggiustare il tiro, però siamo fiduciosi, ecco, il calcio 5 deve essere forte. Benissimo.